Ciao, oggi per la rubrica E quindi domandamelo, in cui rispondo ad alcune delle vostre domande in diretta, così come sono, rispondo alla domanda che mi ha fatto un mese fa Benedetta Barbaro. E Benedetta mi chiedeva che cosa fare, perché lei ha iniziato a fare equitazione, ha paura del cavallo da terra, però vorrebbe cercare di trovare un modo di stabilire una relazione. E allora il mio primo consiglio, anzi, la mia prima nota innanzitutto è assolutamente normale avere paura di qualcuno che non si conosce. Quindi la prima cosa da fare è cominciare ad informarsi sulla specie, sul soggetto, magari guardare dei video. Ci sono sia i miei video in cui spiego la comunicazione del cavallo che guardare dei video di cavalli che vivono in natura per capire come i cavalli si muovono. Ma soprattutto quello che consiglio a Benedetta è quello di lasciarsi osservare, cioè di viversi in questo momento di conoscenza con il cavallo, non andando lì con l'idea di conoscere lei il cavallo, ma prima di tutto di lasciarsi conoscere. Perché quello che Benedetta desidera è che il cavallo non la invada, che il cavallo di potersi approcciare a lui con calma. E allora quello che deve fare è presentarsi a questo cavallo nel modo in cui vorrebbe che questo incontro avvenisse, nella calma. E allora si deve lasciare osservare, perché così come non vuole lei essere colta di sorpresa dal cavallo, non vorrà, anche il cavallo di conseguenza essere colto di sorpresa da lei. O comunque lei vorrà mandare il messaggio che questa è la sua intenzione. Quindi, nella pratica, che cosa può fare? Se questo cavallo, per esempio, vive in un paddock con un prato davanti, lei potrebbe sedersi su questo prato e mangiarsi un panino. Potrebbe prendersi del tempo per fare delle cose lì davanti, che apparentemente non hanno niente a che fare con il cavallo, ma che servono esclusivamente per farsi conoscere. Potrebbe, non lo so, se ha a casa da riparare qualcosa con ago e filo, potrebbe mettersi a farlo lì, potrebbe camminare un po' in zona, e osservare, le piante, il prato, la forma delle nuvole, sedersi e guardare la forma delle nuvole, fare qualsiasi cosa che però la tenga con la mente lì, cioè non mettersi con il cellulare. Quindi lasciarsi osservare, lasciarsi capire dal cavallo. Questo le permette tra l'altro anche di osservare lei il cavallo, ma non di rimanere focalizzata su di lui, perché questo potrebbe mandare un segnale che potrebbe anche essere mal interpretato. Considerate che quando un cavallo sente che noi abbiamo paura, manda dei segnali pacificanti. Hanno fatto una ricerca su questo nel 2014. Avevano messo delle persone spaventate, quindi con il cuore che batteva, all'interno di un tondino insieme ad un cavallo e hanno visto che i cavalli mandavano giù la testa, rallentavano i movimenti e rallentavano anche il loro battito cardiaco, quindi mandavano dei segnali pacificanti e si calmavano. Invece, quando all'interno del tondino c'era una persona che aveva appena fatto attività fisica, quindi aveva il battito cardiaco elevato perché era fisicamente attivo, i cavalli mandavano dei segnali pacificanti, ma non gli si abbassava il battito, quindi forse pacificavano perché erano loro stessi preoccupati, quindi due motivazioni diverse. Quindi quando un cavallo vi vede spaventati, quello che fa è cercare di pacificare. Per cui la situazione in cui si trova Benedetta è perfetta, perché lei è spaventata, vorrebbe conoscere il cavallo e quindi la cosa migliore da fare è farsi conoscere per quella che è, lasciarsi osservare. Il secondo consiglio che do a Benedetta, anzi il terzo in realtà, perché il primo era imparare a conoscere i cavalli, è quello di non presentarsi con del cibo, per lo stesso identico motivo del consiglio precedente. Se lei si vuole far conoscere per quella che è la cosa migliore quando si inizia una relazione, non deve arrivare lì con del cibo, perché altrimenti correrebbe il rischio di pensare che il cavallo la vuole conoscere per via del cibo, non per come è lei. E allora a noi non ce ne importa niente se quello può essere diciamo, un modo per attirarlo, perché in realtà, un modo per attirarlo è quello di fare in modo che lui diventi curioso nei nostri confronti. E curioso nei nostri confronti lo diventa nel momento in cui noi stiamo lì e ci lasciamo osservare. Non solo perché questo non lo fa mai nessuno, ma perché lasciarci osservare è proprio un modo per lasciarci conoscere. Parlano i cavalli fra di loro? No. Si offrono del cibo fra di loro? No. Che cosa fanno? Stanno lì e pascolano insieme. Questo fanno.
Quindi noi facciamo la stessa cosa. Essenzialmente questi sono i consigli quindi che do a Benedetta. Non ti preoccupare del fatto che hai paura perché i cavalli sono comprensivi, ma è importante conoscere sia l'individuo che la specie. Lasciati osservare, lasciati conoscere dal cavallo, perché quello che tu vuoi è creare una situazione in cui il cavallo si approcci a te sapendo tu chi sei e non vuoi presentarti in un modo diverso. E poi vuoi che lui si approcci a te con calma perché hai paura e allora comportati con lui con calma, nello stesso identico modo. E poi il terzo era non gli portare del cibo subito perché tu ti vuoi presentare per quella che sei e non per quello che dai, ma per quella che sei. Ecco qua, fatemi le vostre domande per questa rubrica in cui faccio degli interventi molto brevi in diretta. Ritrovate questi video su Instagram, su YouTube, sul canale Telegram e anche su Facebook, sempre Etologia Equina con Rachele Malavasi. Mi potete fare le domande in tutti quanti i posti. Ciao, a presto e buon pranzo. Ciao ciao.